Siamo con Valetto ora, Veronica, che si è portata a 12.51 nel proprio terzo salto, qui ha lasciato molto sul, nel momento dello stacco. Zanon 12.73, tra l'altro vento più 1.3, quindi condizioni tutt'altro che male per saltare. Sartori 12.63, Vialetto 12.51, 12.36 in questo salto. Quarta Chalancen con 12.30, ci potevamo aspettare, anche per merito di un'ottima Francesca Di Cerbo e di sicuramente anche di una combattiva Lucrezia Sartori. Veronica Vialetto intanto molto brava ad arrivare fino a 12.51. Attenzione a questo salto che la fa un po' arrabbiare, vediamo un po' come cosa uscirà dal referto dei giudici. Zanon in nazionale giovanile all'incontro Under 20 a Minsk nel 2020, all'Europeo Under 20 di Borash nel 2019. 12.62 per Vialetto e va bene ad essere un pizzico arrabbiata perché arriva un centimetro dal bronzo, ma comunque va ancora a migliorarsi. Juniores femminile, siamo con Veronica Vialetto, l'ultimo ostacolo virgolette a frapporsi tra Lucrezia Sartori e il bis tricolore dopo la vittoria indoor. Va Vialetto, è un bel salto, ma non dovrebbe bastare a scalzare il 12.92 di Sartori. Vediamo cosa nei confronti del 12.72 di Di Cerbo, ma penso sia qualcosa meno. Lo tema, scusate il gioco di parole, anche vero.